Sergio Bologna, abbiamo la sede dello SLIP, lo sportello del lavoro indipendente per la subordinata. Abbiamo presentato il suo ultimo libro, The New Workforce, il movimento dei freelance, e con lui abbiamo parlato di lavoro autonomo e delle forme di coalizione del lavoro autonomo. Vogliamo chiederti, Sergio, quanto è importante per i lavoratori autonomi trovare delle forme e organizzazioni in grado di rivendicare alcuni diritti fondamentali e soprattutto uno statuto del lavoro autonomo degno dell'attività lavorativa che svolgono? Dunque, noi eravamo sempre molto diffidenti quando parlavano di statuto del lavoro autonomo. Comunque, nell'ultima, quella che dovrebbe essere invece la versione prossima, la versione definitiva, troviamo dei lati positivi, in particolare il lavoro autonomo viene riportato all'interno del diritto del lavoro. Per i lavoratori, diciamo, indipendenti, trovare forme di rappresentanza è decisivo, è fondamentale, perché proprio la mancanza di queste forme di rappresentanza ha consentito gli squilibri, per esempio di carattere fiscale, molto evidenti, per cui, diciamo, chi esercita questa attività oggi si trova veramente in difficoltà molto grosse, non soltanto dopo la crisi. La costruzione della rappresentanza è difficile, molto difficile, per varie ragioni. Una di queste ragioni è sicuramente la frammentazione, la dispersione sul territorio. Una seconda ragione è dovuta anche dalla, come dire, da una radicata mentalità individualistica, ma, diciamo, negli ultimi tempi a me è sembrato di cogliere degli aspetti positivi, insomma, qualche elemento positivo. Non so, la stessa diffusione dei coworking ci sta aiutando, perché lì in caso così si trovano fisicamente molti lavoratori che non sapevamo altrimenti come incontrare. I coworking possono diventare certe volte dei centri anche di discussione, no? Di discussione di aspetti specifici che riguardano la condizione non soltanto fiscale, ma anche, non so, la manutenzione delle competenze, insomma, tante di queste cose importanti. Esatto. Oggi siamo all'interno dello sportello del lavoro indipendente parasubordinato di ADL Cobas. Quanto è importante secondo te costruire degli spazi che siano in grado di dare informazioni e assistenza, essere dei punti anche di incontro di lavoratori autonomi? Ma è fondamentale, è decisivo, nel senso che è proprio quello che, diciamo, questi lavoratori chiedono, insomma, di cui sentono un enorme bisogno. Diciamo, innanzitutto un servizio di consulenza che sia molto competente tecnicamente e che sia in grado di come dire, spiegare a loro in quali situazioni vengono a trovarsi nell'espletamento del loro lavoro, ma anche, diciamo, come cittadini. Quindi io penso che, dal punto di vista, se vogliamo parlare, come dire, della costruzione di una rappresentanza, il servizio dello sportello diventa decisivo, no? Può diventare il primo contatto, cioè il primo rapporto che uno ha, diciamo, con una situazione che gli permette di essere consapevole maggiormente della sua condizione.